get off my car. Bella a tutti da WorkMods, eccoci qua in questo nuovo video sul nuovo DLC di Caio Perico. Oggi andiamo ad acquistare un po' di veicoli. Vediamo subito cosa è uscito, raga. Non fate caso a questo veicolo perché non è del DLC. Allora, vediamo subito sull'Legendary Motorsport. Non c'è niente. Strano, raga. Vediamo se qui c'è qualcosa. Nemmeno qui. Tutti i DLC Summer erano queste macchine. Qui per forza, raga. Allora, vediamo un po'. Sottomarino no, da sbloccare, perché... sì, bisogna sbloccarlo, raga. Allora, abbiamo la Winky. Stupenda questa jeepetta, raga. Poi abbiamo la barca armata, raga. Bellissima. Il nuovo aereo. Sì, sì, questo è nuovo, de Caio Perico. Un elicottero nuovo. E questa sportiva classica, credo. Però sta nel sito militare, raga. Strano. E niente, raga, i veicoli che sono usciti oggi sono solamente questi. Però li modificheremo tutti quanti. Partiamo subito dalla jeepetta, raga, che l'acquistiamo subito. Ok, aspettate, devo trovare un garage libero. Ok, la mettiamo qui. Perfetto. Dopo dobbiamo acquistare. Quanti veicoli ci stanno, raga? Due da mettere in garage? Credo di sì, perché la barca è Pegasus, per forza. Gli aerei vanno nell'hangar. Sì, sì, prendiamo questa, raga, spettacolare. Ehi, guardate un po', raga. Dovrebbe essere tipo una nuova Stromberg. Va nell'acqua. Vediamo, sì, si può mettere in garage, meno male. Così la possiamo modificare. La prendiamo qui. Dopodiché compriamo questa bella barchetta. Ah, ok, questa è Pegasus, l'ha già acquistata, quindi non la possiamo modificare, che peccato. Ok, raga, eravamo rimasti alla barchetta, se non mi sbaglio. Adesso compriamo questo RO86 Alconost. Ok, acquistato. Allora, poi l'elicotterino. Bello, bello, raga, fantastico. Perfetto. Bisogna fare una mega rampa dove si risale con quest'aereo, raga. E credo che abbiamo fatto, perché la jeepetta l'abbiamo presa, la barca, l'aereo, l'elicottero e la macchina. Basta, raga. Il sottomarino, purtroppo, bisogna sbloccarlo. Io direi di cominciare a modificare tutti i veicoli. Che dite? Andiamo subito nel garage. Ok, raga, siamo arrivati con il nostro furgoncino, raga. Non fateci caso. Possiamo entrare, sì. Ok, raga, vediamo un po' dove stanno. Bella, raga, favolosa. Bella anche il fuoristrada, raga. Che dite, cominciamo da questa? Si potrà modificare allo Santos Custom, raga? Credo di sì, usciamo un attimo. Raga, è una Stromberg. Sì, una Stromberg antica, raga. Favolosa. Dovrebbe essere sportiva classica. Aspettate che voglio controllare. Vediamo, sì, sì. Sì, sportiva classica, raga. Vediamo un po' in prima persona. Può anche sparare, guardate il mirino. Bella, bella, raga. Andiamo subito a modificare allo Santos Custom, che dovrebbe stare proprio qui, raga. C'è pure una bella guida, sapete? Sì, sì. Molto bella. C'è pure lo stesso sound della Stromberg, raga, uguale, identico. Andiamo. Che guida strana che c'ha, raga. Una bella tenuta. Favolosa questa sportiva classica. Bella, bella, raga. Allora, vediamo subito come fare questo bolide. Pegassi Toreador. Ok, armatura al massimo, freni al massimo, paraurti. Allora, che paraurti c'ha questa macchina? Ne ha tantissimi, eh. Vabbè, mettiamo questo. Sì, dai, mettiamo questo qui. Paraurti posteriore, partiamo dal basso. Non cambia più di tanto, però mettere questo qui. Allora, motore al massimo. Esplosivi no. Clacson no, luci no, livrea. Vediamo una bella livrea, raga, particolare. Non mi gustano tanto queste livree. Io metterei questa qui, raga. Strisce doppie bianche, che ci sta benissimo. Ok, raga, vediamo un attimo le feritoie. Bella così comunque, eh. Così è spettacolare. Però le guardiamo tutte quante. Pure così non è male, eh. Sì, sì. Credo che metto questa qui, raga. Ok. Targhe no, verniciatura. Vediamo subito un bel colore, raga. Raga, io la farei o giallo montano. Sì, sì, giallo montano, raga. Il colore secondario pure giallo. Ok, perfetto così. Colore rivestimenti. Bianco. No, qua c'è argento. Un bianco neve, bianco ghiaccio, ok. Simbolo crew. Ma mettiamolo, dai, ok. Strisce parasole. Bella, raga, così comunque, eh. Bellissima. Allora, sì.
No, non voglio strisce parasole, raga. Spoiler, questo è importantissimo. Uno piccolino. Mi sa che sono tutti piccolini, sapete, eh? Credo di sì. Io metterei non questo, ma un altro. Questo qua, raga, non è male. Che dite? Tocca di lato, sì. Meglio uno più piccolino. Ok, raga, io lo metterei così. Anche se quello è bello. Questo qua, raga. Questo. Veramente carino. Trasmissione al massimo. Turbo al massimo. Ruote. Mi metterei le nuove ruote da strada, raga. Queste qui. Oh, vedi, bellissima così, aspettate. Sì, io voglio proprio queste. Esattamente queste. Volevo il colore, lascerei nere, sinceramente. Però voglio cambiare il design. Atomic gialle, belle, eh. Sì, Atomic. Poi finestrini, no, perché vedete, dopo è troppo oscurata, quindi meglio lasciarla così. Perfetto, abbiamo finito, raga. Facciamo subito un test, la proviamo un attimo, che poi passiamo agli altri veicoli, raga. Bella, raga. Veramente molto bella. Bisogna subito provarla in qualche mega rampa, in qualche garetta, raga. La guida è spettacolare comunque, eh. C'è una tenuta assurda. Ma non scivola? No, raga. Ok, con R1 sì. Ma non scivola questa macchina. Stupenda, stupenda. Andiamo subito nel garage, raga, che andiamo a modificare quel fuoristrada. Prima facciamo un bel trick. Un bel 360. Oh mio Dio, forse siamo ancora vivi? Sì. Andiamo, andiamo, andiamo nel garage, raga. Ah, raga, scusate, scusate. Ha anche i missili. Sì. Non so se c'ha l'armatura comunque. Che dite, proviamo un attimo. Ma il garage mio dove sta? Per di qua, per di qua. C'è il missile e poi la mitragliatrice. Non ci avevo fatto caso. Ok. Andiamo qua, raga. Proviamo col lanciamissili. Ma sì, dai, aspettate un attimo. Anche se non credo, eh. Proviamo col C4, raga. Ok. No, non è armato. Entriamo subito che poi chiamiamo l'assicurazione. Volevo dire, non c'ha l'armatura, raga. Ok, passiamo subito a questa. Questa è spettacolare, eh. Veramente stupenda. Vediamo un po' se va veloce, però. Come si chiama? Vapid Winky? Credo di sì. Non vedi, Irsuino è felice con sta gippetta che va a 2 all'ora. C'è pure l'accetta qui. Raga, leggermente lentina, eh. E scivola pure. Raga, aspettate, eh. Ce l'ha le armi? No, non c'è niente. Troppo piano. Non lo so. Andiamo allo Santos Custom. Ok, raga, siamo arrivati. Facciamo attenzione. Oh. Ok. Allora, vediamo un po' che modifiche c'ha, raga. Non so che colore farla, eh. Perché verde militare è bellissimo su questa cippetta. Allora, vediamo, vediamo. Armatura al massimo, carrozzeria. Vediamo subito. No. C'è questo pure senza niente. Non è male, però con ruotino secondo me è più bella, eh. Stock è così. Poi c'è kit ricognizione. Cosa cambia da no e kit ricognizione? Il serbatoio, sì. Di qua c'è, eh. Cosa cambia qui? No, c'è solo un serbatoio in più. Vabbè, mettiamo questo. Freni al massimo. Sa che c'ha tante modifiche, eh. Ah, vedi. Sì, un bel paraurti lo mettiamo assolutamente, raga. Qual era quello strano? Questo qui, però non è che mi piace tanto. Uno così, raga, uno tranquillo. Questo qui. Questo potrebbe andare bene. Oppure questo, raga. Che dite? Così, così. Paraurti, vediamo subito. Sembrava il simboletto di YouTube per un attimo, raga. E che è? A tubo. Non so cosa sia, raga. Allora, mettiamo questo qui. Paraurti posteriore. Mettiamo l'ultimo. Cosa abbiamo poi? Motore al massimo. L'ho messo, ragazzi. Marmitte. Ah, vedi che belle marmitte che c'ho. Che dite? Mettiamo questa. Questa qui, cromata. Sì. Questa qui ci sta meglio. Esplosivi, no. Parafanghi. Allora, sì. Ma mettiamo le bombolette qua, raga. Pure stanno altri faretti? Sì, sembrerebbe un faretto, ma io metterei.
Questo qui, con scorte. Griglie, vediamo un po' qualche griglia carina, raga. Allora, quale possiamo mettere? Winky? Forse mettiamo Winky. Copri fari. Cosa abbiamo qua? Facciamo così? Sì, dai, mettiamo questo qua. Cofani. Oh, raga, o mettiamo roti. No, perché si arriva quello dietro? Perché dopo troppe ruote. No, mettiamo questo qui, dai. Ok, clacson, no, luci, no, livrea. Una bella livrea. Ah, sì, ovviamente c'è questa militare, raga, che secondo me va più che bene, sapete? Qua sono da sbloccare. Ah, ce ne sono altre, ma credo che siano le sole. Ehi, ehi. Pure questa è bella, raga. Comunque io metterei questa livrea. Ok. E se cambiamo colore cosa succede? No, metallico. Mettiamo i classici. Eh sì, sì, aspettate che scelgo un bel colore. Ok, sono indeciso tra il marrone sabbioso e il marrone chiaro. Ma mi piace di più questo qui. Colore secondario non c'era. Tettucci. Mettiamo ste lucette? No, meglio di no. Allora, poi cosa abbiamo? Sospensioni, io lascerei standard. Trasmissione al massimo, turbo al massimo. Ruote. Ruote, sapete che sono belle queste stock, eh? Che dite, le lasciamo così o mettiamo le ruote personalizzate? Però credo che ci sta bene così per adesso, io direi proprio di sì. Allora, possiamo uscire. Oh, che bella, raga. Però adesso è diventata più pesante con tutte queste modifiche, eh. No, no, mi piace così. Poi se trovo un modo per cambiare il colore dei cerchioni, anche se grigio ci sta bene. Adesso va un po' più veloce, meno male. La miseria che antenne che c'ha, raga. Non ci avevo fatto caso io a questa cosa, eh. Potrebbero dare leggermente fastidio. Comunque, raga, adesso passiamo agli aerei. Che dite? Io direi di sì. Ok, raga, eccoci qua nell'hangar. Madre mia, quanto è gigante questo aereo. È gigantesco. Vediamo subito di modificarlo, raga. Da dove si sale? Dalla... Oh, già sono salito. Modifichiamo il veicolo. Allora, armatura al massimo. Ok, contromisure. Io metterei un bel fumogeno verde, sì. Motore al massimo, bombe, a grappolo, gas, incendiarie, esplosive. Mettiamo questa, raga. Manovrabilità da gara. Livrea, vediamo una bella livrea. Bello, raga. Bellissimo così. Lo farei proprio celeste, raga. Così. Perfetto. Verniciatura, vediamo un po' cosa cambia. Andiamo su classici. No, raga, cambia poco, perché già abbiamo messo la livrea, ma va bene così. Possiamo uscire dall'hangar, raga, che lo proviamo subito. E chi c'è qua, raga? No, perché è notte, volevo spararmi una bella miniatura, raga, che disgrazia. È bella questa livrea, comunque. Allora, decolliamo. Fumogeno. Per attivare e disattivare il fumogeno. Oh, bello, raga. Favoloso, spettacolare. Posso sganciare le bombe? Sì, ho sganciato, raga. Sono quelle esplosive. No, sono andate tutte in acqua, quindi non esplodono. Bello, raga. Poi con questo fumogeno. Aspettate. Ok, ok. Veramente ultra, ultra bello, raga. Non so se nelle gare si può attivare il fumogeno, ma credo di no, eh. Allora, atterriamo, raga, e andiamo subito a modificare l'elicotterino. Ok, adesso passiamo a questo elicottero. Alla miseria. Vediamo subito che modifiche c'ha, raga. Nel trailer c'aveva qualche livrea per caso, non mi ricordo. Allora, armatura al massimo, motore al massimo, manovrabilità da gara, livrea. Ah no, queste qua sono bloccate, sì. Vediamo queste qui. No, queste le abbiamo già viste, credo, eh. Credo di sì. Allora, io lo farei con quale livrea, raga? No, questa l'abbiamo già usata, però non è male. Metterei questa qui e vediamo un po' se si può cambiare il colore, raga. Sì, sì, ok, questa è bella, eh. Questa sì, sì. Verde lime? Ma sì, dai, facciamolo verde lime, che ci frega. Allora, colore secondario, vediamo cosa cambia. Ok, metterei un bel bianco ghiaccio. Armi secondarie, batteria, missili, missili guidati. E quali mettiamo, raga? Mettiamo batteria, missili. Ok. Usciamo dall'hangar che lo proviamo subito. Ok, eccoci qua. Peccato che è ancora notte. Proviamo i missili, raga. Bello, bello. Cos'altro c'ha poi? Mitraglietta.
Non è esplosiva, no. I missili e poi cos'altro c'era? Avevo letto modalità furtiva. Non lo so cosa cambia, raga, eh. E adesso ci rimane la barca, sì sì. Allora, aspettate, prima di entrare nell'hangar chiamiamo la barca e vediamo un po'. Aiuto, 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 aiuto. Ok, siamo vivi. Sì, sì. Chiamiamo subito la barca. Ok, raga, sto chiamando la Pegasus. Hello, this is Pegasus Lifestyle. Imbarcazioni. E questa qui, sì. Dove l'ha messa, raga? Andiamo subito con l'elicottero. È un po' lontana, eh. Andiamo lì, raga. Ok, raga. Atterriamo qui tranquillamente. Perfetto, possiamo scendere. Dove sta la barchetta? Sta qui, sì, sì. Andiamo lì. Arrancio, io credo, attacco banda. No, 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 raga. Dove sta la barchetta? Veloci. Eccola, eccola, eccola. Buttiamoci. Peccato che non si può modificare, però, eh. Allora, saliamo qui. Vabbè che c'ha già una bella livrea. Carina, carina. Dove sta andando? Ok. Bella, raga. Si può fare una bella carrerita cooperativa. C'è spazio, sì, sì. Una macchina non ci entra, che peccato. Comunque, dove stavano quelli dell'attacco banda? Aspettate un attimo. Oh, raga, proviamo la mitraglietta. Dove stavano quelli dell'attacco banda, raga? Non lo so, non lo so. Comunque, barchetta veramente carina. Ci facciamo un altro giretto. Ti stai allontanando? Vabbè, tanto non me ne frega niente dell'attacco banda, raga. La livrea è veramente spettacolare. Peccato che non c'è la isola in Fremont, comunque, Non c'è. Credo che sarà una missione, raga. Comunque sia, il video finisce qua. Se vi sono piaciute le modifiche dei nuovi veicoli del DLC Caio Perico, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, passate su tutti i canali che trovate in descrizione e noi ci becchiamo al prossimo video. Bello.